Ciao a tutti, io sono Riccardo da Torino, vi farò un talk che relativamente breve su Linux come studio multimediale, quindi su come usare Linux per grafica, video e audio. Allora, prima di tutto perché si può usare Linux? Allora, non serve avere un computer estremamente potente, il software è libero e gratuito. C'è un'ampia scelta di software e ci sono i distro multimediali. I distro multimediali sono delle distribuzioni come può essere Ubuntu, però che sono già pronte con molti programmi per fare appunto lavori in campo multimediale. Ad esempio, delle distro multimediali possono essere Ubuntu Studio o AVI Linux, che sono le due principali. Ubuntu Studio non è nient'altro che Ubuntu. Con in più un sacco di programmi per editing di grafica, video, audio. Principalmente vi serve quando non sapete ancora bene come muovervi e quindi volete avere tutto per provare tutto. E dopodiché sceglierete i vostri programmi preferiti. AVI Linux è simile come concetto, però non è basata su Ubuntu e a differenza di Ubuntu Studio, che si aggiorna con Ubuntu quando esce la nuova versione, AVI Linux si mette sul computer e se la si vuole aggiornare quando esce la nuova versione bisogna cancellare tutto e rimetterla nuova. Diciamo che AVI Linux è più adatta se avete, è un attimino più leggera, quindi se avete dei computer un po' più vecchi che volete usare come studi multimediali, ci mettete AVI Linux e tenete tendenzialmente la stessa versione finché non esce qualche feature che volete in qualche versione nuova. Oppure ve lo potete costruire voi, nel senso che una volta che voi sapete quali programmi vi interessano, vi installate Ubuntu, vi installate Debian, vi installate quello che vi pare e vi installate sopra quei programmi che avete scelto di metterci. Per cui non è che siete obbligati ad avere una cosa, una distribuzione a parte soltanto per la multimedialità, diciamo. Parte della grafica. Allora, iniziamo da GIMP, che è stato nominato anche prima. GIMP è un editor di immagini raster, circa uguale a Photoshop. Poi, nel senso, se lo dite a un designer, mi dite no, non è vero assolutamente. Per me, per quello che faccio io, mi basta e mi avanza. Supporta molti formati in input e in output, per cui ci si apre praticamente qualsiasi immagine, addirittura apre anche i PDF GIMP. E lo usate come Photoshop. Adesso vi faccio una breve demo. Giusto per farvi vedere qualche com'è l'interfaccia di GIMP. L'interfaccia di GIMP è un po' strana, nel senso che è divisa in tre pezzi, che è un po' la prima domanda che ti fanno tutti, dicono ma perché divisa in tre pezzi? Boh. Però dalle ultime versioni mi pare ci sia l'opzione per unire tutto in un'unica finestra. Questo però può tornare utile se magari avete degli schermi multipli e volete avere l'immagine a tutto schermo su cui state lavorando e questi file lo mettete sullo schermo di fianco e sono i tool, diciamo. Apriamo un'immagine di Richard Stallman, sì. Umberto perché deve convertire. E allora GIMP è diviso in questi tre pezzi. Di qua trovate la toolbox dove ci sono tutti gli strumenti per modificare l'immagine e di qua invece trovate ad esempio i layer per cui potete avere un'immagine a più strati. Se avete usato Photoshop avete per esempio un po' il concetto, più i canali, i paths e poi la storia delle modifiche se volete saltare esattamente a un punto di una modifica che avete fatto. Nei tool utili, ad esempio questa, la bacchetta magica, ti seleziona con una certa tolleranza tutta la parte di un'immagine di un certo colore. Ad esempio se la punto qua mi seleziona questa parte, se gli alzo un pochino la tolleranza l'ho alzata troppo, allora bisogna dosarsi un po' con la tolleranza, però
selezionandola bene, ma selezionato bene o male tutta la colonna. E cosa posso fare io? No, andava meglio prima, ecco. Sulla selezione ad esempio posso decidere di colorarla di rosso, e in questo caso mi agirà soltanto sulla selezione. Ah no, li devo fare, se gli faccio fill hole selection, lui lavora su tutta la selezione che ho fatto in precedenza con la bacchetta magica, faccio così e me lo colora tutto di rosso. Altre cose utili, bene o male, sono le stesse di Photoshop. Con questo si scala l'immagine, in questo caso la selezione, quindi la scalo e la rimpicciolisco. Questi sono vari tool, ad esempio per la prospettiva o per inclinare una parte dell'immagine. Con questo si può inserire una parte di testo sull'immagine, il classico secchiellone alla paint per colorare le parti di immagine. Strumento gradiente, quindi se vogliamo fare una cosa sfumata dal colore 1 al colore 2 che seleziono qua, uso lo strumento gradiente. Matita, pennello, gomma, questi bene o male sono strumenti di base. Altre cose carine, qui trovate in tools tutta una serie, e in filters soprattutto, tutta una serie di effetti che vengono pacchettizzati insieme a GIMP, per cui potete fare cose come pixelize, se volete ridurre la qualità dell'immagine, volete fare un po' effetto retro, la pixelizzato, oppure se non volete far riconoscere il volto di Starman perché per qualche motivo, e qui trovate una serie di effetti, ora li potete vedere meno male da soli. Comunque il concetto è che questo è un po' l'equivalente di Photoshop su Linux. Attimo, chiudiamo, ripassiamo. Dopo c'è Inkscape. Inkscape è un editor di immagini vettoriali circa uguale ad Illustrator, che personalmente non ho usato mai in vita mia, quindi non so dirvi quanto sia più o meno simile. Quello che so è che Inkscape viene riconosciuto come un software professionale anche nell'ambito del design, a quanto ne so io, nel senso che viene riconosciuto come equivalente a Illustrator, mentre se dici GIMP ti guardano un po' male rispetto a Photoshop. Permette di vettorializzare delle immagini raster, che è una funzione carina, adesso ve la faccio vedere al volo. Quindi facciamo così. Inkscape. Cosa serve vettorializzare delle immagini raster? Se voi avete la vostra immagine che è grande un tot, sapete che se la zoomate, se avete il vostro JPEG, GIF, PNG, quello che volete, se la zoomate perde risoluzione, perché l'immagine raster è definita come i pallini di pixel che la compongono, e quindi se io la ingrandisco due volte non ho i due pixel in mezzo che dove dovrebbe esserci in altri due. Se invece la vettorializzo posso far sì che sia, diventi un file vettoriale. Un file vettoriale, come un PDF o come un'immagine SVG che è in formato di Inkscape, può essere zoomata a piacere e esportata in questo formato. Ora abbiamo questo bellissimo logo di Windows 95 che, se zoomiamo, fa vedere tutta la sua bella pixelosità. Noi vorremmo avere qualcosa di zoomabile, perché siamo fan di Windows 95, ci vogliamo stampare un poster gigante col logo.
Allora andiamo su path, trace bitmap, e selezioniamo i colori multiple scans crea vari, diciamo varie tracce a seconda dei colori. Facciamo ok, seleziona questo, e ora l'abbiamo vettorializzato. Magari non ve ne accorgete, ma adesso, mentre dietro c'è ancora il nostro file pixeloso, che se zoomiamo fa così, questo adesso è un file vettoriale, quindi noi possiamo zoomare a piacere. Come vedete, di pixel non se ne vedono, perché questo è definito, non è definito in base ai pixel che lo compongono, ma ci sono delle curve che definiscono l'immagine, e quindi la curva si può ricalcolare nel momento in cui vado a zoomare di più, mentre il pixel, se manca il pixel, non c'è. A questo punto ovviamente potete fare file export save as, export, e ve lo salvate come svg e avete il vostro file vettoriale. Con Inkscape, come ha detto Venom, si possono anche importare i PDF se dovete modificarli, non sto a farvelo vedere, comunque ci sono strumenti testo e modifica quant'altro, abbastanza simile a GIMP. La differenza è che qui lavorate in vettoriale. L'abbiamo passato, Inkscape l'abbiamo passato. Altri programmi di grafica, c'è Blender che permette di fare modellazione 3D, è anche un video editor, però è abbastanza avanzato, nel senso che è difficile da usare. Ci si possono fare anche film, è stato fatto questo film che si chiama Big Bad Bunny, completamente in Blender, che se lo vedete sembra una roba della Pixar, quindi ci si possono fare anche cose professionali. Star Extreme, che mi ha segnalato Venom, che è simile a Inkscape, quindi sempre grafica vettoriale, era un software commerciale che è stato rilasciato sotto GPL, e pare che sia il software più veloce per fare grafica vettoriale, quindi anche più di Inkscape e Illustrator. Poi c'è DraftSight, se avete l'esigenza di usare il software CAD. Non è a livello di AutoCAD, ma attualmente è l'alternativa più usabile su Linux. Domande sulla parte di grafica? Sto andando un po' tirato, perché io avevo un programma che dallo scanner riusciva poi a leggere i testi e scrivere con l'OCR. Sì, quindi l'OCR, francamente io non lo so. Qualcuno informato sull'OCR su Linux? Comunque c'è sicuramente, ma OCR? Forse è dentro OpenOffice, ma dentro OpenOffice. Non sono sicuro. Boh, io non l'ho mai usato, francamente, comunque mi posso informare, nel caso posso riferire. Sicuramente ci sarà qualcosa. Cuneiform. Cuneiform, dicono. Una scrittura cuneiform. Allora, grafica, bene o male, molto stringato. Abbiamo esaurito più o meno quello che c'era da fare. Video. Allora, il problema del video su Linux è che ci sono tantissimi editor. Il problema è che ognuno fa una cosa bene, magari, però ne fa altre peggio. E quindi è sempre stato un problema muoversi in ambito Linux per editing video, perché non si trova, secondo me, un programma stabile. Fino adesso quello più usabile che ho trovato è KDN Live, che è uno tra i tanti programmi open source per il video editing. Come potete notare dalla K, è della suite di KDE, e quindi software purtroppo del difetto di cui parlavo prima, che ha tante feature ma a volte esplode. Ultimamente esplode meno. È una buona via di mezzo tra un editor semplice e avanzato, per cui vedetelo, non è ai livelli Windows Movie Maker, si permette di fare qualcosa in più, non è neanche ai livelli avanzatissimi, per cui c'è un altro software che vi farò vedere dopo.
non è sempre stabile, diciamo che mi hanno consigliato di, al posto di installare la versione che c'è nel repository della vostra distribuzione, di andare dal loro sito e installare la loro versione, che tendenzialmente è quella testata stabile, che riesce a dare migliori performance, minori crash. Ve lo faccio vedere al volo. Questa è l'interfaccia di HDL Live, avete le vostre tracce video e audio come normalmente negli editor di questo tipo. Non è open perché apre il progetto, ma aggiungendo le clip, queste sono due video a caso che ho fatto passeggiando per il Politecnico e la nostra sede stamattina. Trascinate i video nelle due tracce. Avete quindi qua avete la vostra anteprima, potete dividere la traccia audio dalla traccia video, per cui facendo tasto destro split audio vi va a mettere la traccia audio sotto e la traccia video qua. In questo modo, se volete inserire una colonna sonora o togliere l'audio del video, potete tranquillamente togliere solo la traccia audio. E poi cose classiche, le transizioni, schiacciando in basso a destra mi inserisce automaticamente una nuova transizione che potete scegliere tra questo tipo. Ad esempio possiamo fare una transizione qual era quella di wipe, che è una roba tipo dissolve, per cui quando passa da un video all'altro vedete che la sta facendo al contrario adesso, perché dovete fare invert, perché lui non sa da quale a quale volete fare la transizione. Quindi se è dalla parte sbagliata gli cercate invert e fate la stessa cosa, e come vedete vi fa la vostra bella transizione da una clip all'altra. Sull'audio, sul video è possibile mettere degli effetti. Ci sono una serie di effetti, quelli classici, effetto seppia e quant'altro, pixelize. Gli effetti audio sono presi dai plugin audio che ho installato, che sono una bella quantità perché poi vi volevo far vedere, e quindi avete ogni tipo di effetto audio che utilizzereste anche per fare audio professionale, diciamo, a seconda dei plugin che avete installato. Questo bene o male è la sua funzione. Poi render vi fa l'esportazione, potete scegliere i vari formati, tutte le impostazioni del caso. Avete domande? Sto correndo molto perché il tempo stringe. Domande? Allora vi faccio vedere direttamente, senza stare a switchare avanti e indietro, un altro software. Questo KDL Live, questo qua, un altro software interessante in ambito video è Lightworks, e questo è un software professionale. Io non ho ancora iniziato a utilizzarlo seriamente perché la build è soltanto a 64 bit, io di solito installo il sistema a 32 bit perché è così, perché ci sono affezionato. Questo non è open source, Lightworks, però è gratuito, e la versione gratuita ha una serie di limitazioni sul tipo di formato in cui si importa e si esporta, e alcune limitazioni. Ad esempio non potete usarlo per la versione gratuita per fare video in 3D, mentre la versione a pagamento ha anche il supporto alla stereoscopia. Comunque la licenza costa 50 euro all'anno, quindi non è neanche eccessivo come costo se lo fate a livello professionale, e comunque questo è un software serio, nel senso che è stato usato per fare il montaggio di Pulp Fiction e film di un certo livello.
cioè un software famoso nel settore della cinematografia. L'interfaccia è questa, onestamente non avendolo mai utilizzato è abbastanza, cioè è meno intuitiva di quella di KDN Live. Comunque qui c'è la vostra timeline dove trascinate le clip, poi ci sono una serie di effetti che non ho approfondito, però è così, perché se cercate un software professionale e avete del tempo da dedicarci, questo secondo me è un'ottima scelta, anche perché recentemente è una cosa che è venuta recentemente su Linux ed è un buon segno, perché stanno arrivando sempre più software professionali portati a Linux, e Linux sta sempre diventando meno una piattaforma per smanettoni e basta, e sempre di più invece una piattaforma equiparabile a Mac o a Windows. Allora, ritorniamo alla presentazione. Questo è quello che vi ho appena presentato, Liveworks, è una soluzione professionale, Pulp Fiction, Tomasho, Stream. Non è open source, è in beta, versione gratuita, loro dicono che sarà sempre gratuita, quindi potete scaricarla con abbastanza sicurezza, se li fidate. E il costo della licenza è 50 euro. Slowmo Video è molto carino come software. Era nato originariamente per Linux e poi è stato portato anche a Windows, però è bello che sia nato prima per Linux. È una tesi di uno studente dell'ETH di Zurigo e permette di fare video super slow motion partendo da materiale normale, per cui voi fate un video con il vostro cellulare o con una telecamera relativamente normale e il risultato che avete adesso. Vado a testare il video perché non ve lo potevo far vedere live, perché ci mette comunque un pochino a renderizzare. Comunque il risultato che avete è questo qua. Adesso di qua, aspetta. Ok. Come vedete è molto rallentatore, però il punto è che questo non è stato fatto con una telecamera speciale, per cui di quelli che prendono 2000 frame al secondo. Questa è stata fatta con una normalissima telecamera da 30 fps, come potrebbe essere quella sul vostro cellulare. E il bello di questo software è che non fa semplicemente, se voi dite rallentamelo al 10%, non è che fa vedere i frame uno ogni 10 frame. Fa interpolazione tra i frame e quindi crea questo effetto di continuità anche se non avete dell'hardware dedicato. È molto carino se, ne so, fate degli sport estremi o volete fare il video di voi che vi tuffate in super slow motion. Altri software per Linux, video, OpenShot, questi sono tutti editor video tipo KDN Live, OpenShot, Cineverra, Blender, se avete voglia, TTV, Avidemux, Lights, come vi ho detto prima ce ne sono molti, ma non tutti sono completi e stabili, vanno provati, vedete dove vi trovate meglio. Domande sull'editing video? KDN Live permette di mettere anche titoli e scritte? Sì, c'è la funzione per creare i titoli. Mi pare che le puoi fare o nativi oppure puoi appoggiarti a software esterni tipo GIMP o altri editor grafici per crearli un attimino più carini. Allora passiamo come dei treni all'audio. Esistono dei plugin per Liveworks?
Questo non saprei dirtelo, credo che siano, cioè credo che tutti gli effetti siano direttamente dentro, nel senso che comunque essendo una cosa professionale, magari sai, essendo professionale non ti mettono il plugin sotto seppia perché non si usa, però francamente non so quanti plugin ci siano. E credo dipenda anche dal fatto che sia free o a pagamento, probabilmente quello a pagamento avrà più effetti e così. Passiamo quindi all'audio. L'audio su Linux ne sono un grande utilizzatore, nel senso che secondo me Linux è un'ottima piattaforma se ci sono dei musicisti in sala. Attimo. Se volete registrarvi, io ho provato a registrare numerosi album interi delle mie band con dell'hardware modesto, senza prendersi l'iMac da 16 giga di RAM e 16.000 core, e ci si lavora tranquillamente. Vi faccio una panoramica sui programmi e poi vi faccio una demo un po' su tutto riassuntiva. Allora, Audacity c'è anche per Windows. Ottimo per editing audio semplice, quindi se dovete aprire un singolo file e farci qualcosa. Gli effetti non vengono applicati in real time, questo vuol dire che se voi avete una traccia di batteria, ci applicate un riverbero, poi ci mettete un'equalizzazione, poi ascoltate alla fine e dite non mi piace più il riverbero con l'equalizzazione, dovete tornare indietro e togliere prima l'equalizzazione, poi il riverbero, poi rimettere il riverbero, poi l'equalizzazione. Quindi va bene finché dovete fare cose relativamente semplici. Volendo si può usare anche per registrazione editing multitraccia. Ho provato a fare anche un album con Audacity, ma non ve lo consiglio assolutamente, perché diventate matti quando alla fine di tutto dite però non mi piace il primo effetto che ho applicato all'inizio, quindi non ve lo consiglio. Dopodiché Audacity gira con i driver alza normali di Linux. Dopodiché passiamo all'audio real time, perché è il bello di Linux che permette di avere anche dell'audio real time. Ciò vuol dire che volendo potreste usare un computer come effetto. Attaccate la vostra sorgente audio, l'effetto viene applicato e viene mandato su, subito fuori con latenze che possono arrivare nell'ordine di pochi millisecondi a seconda della potenza del computer. Alla base di tutto questo c'è il jack, che è il Jack Audio Connection Kit. È il driver fondamentale per fare dell'audio real time su Linux, anche se lui di per sé non fa niente, cioè non è un editor, è uno strato che viene fatto partire e permette di far sì che l'audio sul vostro computer abbia un'altissima priorità rispetto a tutto il resto. Lo potete usare da terminale o con interfacce grafiche. Comunque dopo vi faccio vedere come si avvia con ad esempio più jack CTL, è proprio una questione di aprire, selezionare la scheda audio e schiacciare play, cioè non è niente di trascendentale, potete modificare qualche parametro ma poi vi farò vedere. Software interessante, Hydrogen, è una drum machine perfetta per la pratica della composizione solitaria, quindi se volete fare una bozza di una canzone potete usare questa invece che andare in studio e mettere tutte le microfoni sulla batteria, per esempio, una menata. Ci sono vari tipi per ogni gusto, dall'elettronica al death metal, quindi potete farci di tutto. Arbor è il mio software preferito in assoluto, è un editor audio professionale, per cui se pensate a Cubase, se pensate a Pro Tools, quelle cose lì, Arbor è la versione per Linux e open source. Si può registrare un album con qualsiasi hardware, ad esempio nella nota c'è un che ho provato a registrare delle cose con un 4 e un 5,5 di RAM, che oggi se dici un pezzo 4 giga e mezzo di RAM ti ridono, anche solo se vuoi aprire in faccia, se vuoi aprire il sito. Invece si può fare della registrazione multitrack con questo hardware.
La versione 3.x supporta anche tracce MIDI, per cui è comodo perché ce la mette tutto in uno, mentre prima dovevate usare qualche sequencer MIDI esterno. Altri software per produzione audio ci sono i plugin, che sono l'ATFA e LV2. L'ATFA è il vecchio formato per dei plugin, e LV2 sono quelli nuovi. Di nuovo, principalmente, c'è l'interfaccia negli LV2 che vi permette di avere delle manopoline carine, al posto di avere lo slider uguale per tutti. C'è qualsiasi tipo di plugin, se volete compressori, riverberi, qualsiasi cosa vi possa servire, tendenzialmente c'è. MIDI Tracker, se siete appassionati di chiptune, è un tracker, quindi vi permette di comporre canzoni come se fossero fatte su hardware tipo Amiga, Game Boy, oppure sul NES. Io sono un appassionato del genere, quindi l'ho messo dentro per gli altri nostalgici. PureData è un linguaggio di programmazione visuale orientato al suono, è molto particolare, non è un linguaggio di programmazione in senso stretto come immaginereste C o Java, ma è un'interfaccia grafica con tanti box che vengono posti e connessi, un po' tipo, non so se avete mai usato, come si chiama quello per misure? LabVIEW. È un po' tipo LabVIEW, per cui lo programmate connettendo i vari pezzi ed è carino per fare esperimenti nel campo musicale. RackRax è proprio una rete, una pedaliera, nel senso che è un software a cui attaccate la chitarra tramite l'input e vi fa da multi effetto, per cui riverbero, distorsioni, se le distorsioni non sono eccezionali o quant'altro. Super Looper è un looper, per cui se siete da soli e volete farvi il loop di base di chitarra e poi suonarci sopra, potete usare Super Looper. Questi sono tre synth software a cui potete attaccare la tastiera MIDI e suonarli. Renoise è un software commerciale abbastanza utilizzato e a pagamento, però per chi lo usa c'è anche su Linux. Linux Multimedia Studio è una cosa abbastanza simile a Renoise, ma open source. Rosegarden, Sequencer MIDI, Tux Guitar per i fan di Guitar Pro, quindi per fare le tablature di chitarra, ed è compatibile con il formato di Guitar Pro, quindi potete aprire anche le tab create con Guitar Pro. Linguaggi di programmazione per fare live coding, questa è la versione nerd più, nel senso che se davvero siete degli informatici due e puri e volete fare qualcosa di bello con l'audio, ci sono questi linguaggi, Super Collider, Fluxus, C-Sound e Overtone, che sono dei veri e propri linguaggi di programmazione in cui uno programma il suo sintetizzatore e lo fa partire mentre lo sta scrivendo. Sono cose abbastanza avanzate, per cui se volete darci un occhio dovete documentarvi per bene. Andiamo sull'audio. Allora, questo è Jack, cioè meglio, questo è QJack Control, quindi è quello per controllare Jack. Se andate in setup potete selezionare la vostra scheda audio, io in questo caso ho solo quella interna, se ne aveste un USB selezionate quello USB, e regolando questi due parametri, phrase per period e period buffer, potete regolare la latenza. Una latenza più alta ha meno carico sulla CPU, una latenza più bassa fa sì che l'audio sia più immediato da quando lo fate entrare, quando l'effetto viene applicato e viene fatto uscire. Ovviamente potete arrivare fino a un certo livello in base all'hardware che avete, ma per registrare e mixare di questa non vi importa niente. La latenza vi interessa nel momento in cui volete usare Linux come un effetto, per cui farci entrare, per dire, una chitarra, farla passare dalla carrata e farla uscire. Una volta impostate queste cose facciamo start. Ah,
vi faccio vedere al volo qualche programma di cui vi ho parlato prima. Hydrogen è una drum machine, è basata su una matrice, quindi voi e sui pattern. Quindi voi qua modificate il singolo pattern, per cui mettete un ritmo qualsiasi. Quindi voi mettete il pallino dove volete che suoni la grancassa, il pallino dove volete che suoni il rullante, il pallino dove volete che suonino i piatti e il chat, questo magari. Dopodiché questo è il vostro pattern. La cosa bella di essere pattern based è che se voi avete una canzone che va avanti per tre battute sempre con questo ritmo, non dovete fare a mano tutte le battute, ma semplicemente ripetete il pattern tre volte, questo sarà il vostro pattern 1, e andando sulla modalità song vi farà andare i pattern che avete scelto. E il pattern 2 gli mettiamo una rullata a caso, magari. Diciamo. Anche la risoluzione è regolabile, per cui se vogliamo qui possiamo mettere una nota ogni 32esimo. Se andiamo su res possiamo modificarla, però non mi prende un cosino perché è la risoluzione del programma. No. Così, eccola qui. Se andiamo su res si può modificarla, mettere ad esempio su 16 o su 8, su quello che vogliamo, e diminuirà le tacchette su cui noi possiamo mettere il pallino. Size è la dimensione della battuta, e quindi se facciamo così, quindi mettiamo questo pattern qua, se facciamo questo song, lui farà il pattern così e poi metterà il... eccetera, eccetera. Questo potete esportarla come... si possono fare anche cose un attimo più sviluppate del tuppa stupido. Si possono esportare come MIDI o come... o export song, vi sporta proprio un file 4 che potete usare dentro qualsiasi programma audio. Qua c'è la sound library con tutte le varie vari branchi, come vedete ce ne sono vari tipi e se ne posso scaricare anche altri. Qui ci sono un po' di programmi vari. Erus e Fu sono due simulatori d'organo. Zinat SuperFX è quello che vi dicevo prima, per cui è un sintetizzatore software. Potete suonarlo anche dalla tastiera, se già attaccate una tastiera MIDI, lo suonate dalla tastiera MIDI. Come fate ad attaccare la tastiera MIDI a quel programma? Facciamo finta che apriamo una tastiera MIDI virtuale, che è questa. Il bello di Jack è che vi permette di connettere tutto a tutto come volete, ovvero noi qua se andiamo sulla finestra connect di Jack abbiamo la parte audio delle connessioni, la parte MIDI e la parte ALSA, che sono in realtà tutte e due MIDI ma due protocolli diversi. Se noi vogliamo attaccare il virtual keyboard a Zinab SuperFX li selezioniamo e facciamo connect. In questo momento possiamo suonare da qua.
Se voi aveste attaccato una tastiera USB MIDI, vi sarebbe venuto qui la vostra tastiera USB MIDI, avreste fatto la stessa cosa e sarebbe stato esattamente lo stesso risultato. Vi faccio vedere al volo Ardour, che è un ottimo software. Questa è una prova che avevo fatto a caso ieri sera, io che parlavo nel microfono. Ora proverò a parlare un po' dentro al microfono. Ero un pochino raffreddato. E il concetto è che ci sono tracce audio che potete mixare, per cui se fate tasto destro aggiungete una traccia, può essere una traccia audio, una traccia MIDI, una traccia audio MIDI o dei bass, che sono quelli in cui fate entrare più tracce audio per avere un solo effetto, ad esempio, che applicate a tutte. Questo era un pezzettino di sintetizzatore che avevo registrato ieri sera. Sulla traccia potete inserire degli effetti, quindi un plugin manager, come vedete ce n'è di ogni tipo. Se ad esempio vogliamo inserire un reverb, facciamo un reverb, abbiamo audio 1, lo inseriamo. Perché da questa parte non sento se si sente, comunque applicate un po' il reverber, cioè il reverber viene applicato, oppure che ne so, possiamo fare una prova con un chorus. Se sapete bene o male come si mixa e se sapete usare Cubase o quant'altro, potete usare questo che è gratis e gira su qualsiasi cosa. Se non sapete come si mixa, imparate come ho fatto io, perché sono andato per tentativi e poi l'importante è avere una band che accetta qualsiasi cosa, perché è il modo migliore, perché per dire ah, lo mixo io il CD. Va bene, ma poi non vi offendete se fa schifo. E man mano si impara. La cosa bella è appunto non dover spendere centinaia di migliaia di non si sa cosa in hardware e in programmi che magari si metto la cartella, non la metterò mai. Vabbè. Quindi non dovete spendere soldi e potete imparare su una piattaforma che è gratis, è libera e fa tutto quello che fanno anche le piattaforme più costose. Detto ciò, direi che avete domande sulla parte audio? Suonare con la chitarra dentro il computer, c'è bisogno di schede audio? Allora, io onestamente gli amplificatori software, non solo di Linux ma anche in generale, non mi fanno impazzire. Io uso una pedaliera USB per cui gli applico l'effetto e la pedaliera USB mi viene vista come scheda audio, quindi semplicemente mi trovo un suono che mi piace in cuffia, dopodiché faccio registra e parto con la registrazione e quello che sento in cuffia è quello che viene registrato, che è la cosa più comoda del mondo. Poi non me ne vogliono gli amanti dell'analogico e degli ampli valvolari. Il comodo è sempre comodo. Comunque adesso ho dovuto correre un po', nel caso, tanto all'inizio il video lo carichiamo, all'inizio trovate la mia mail per qualsiasi momento, per qualsiasi motivo. Grafica e video non sono proprio il mio fortissimo. Se avete domande sull'audio mi mandate una mail o passate in sede.
e sono tendenzialmente sempre lì, sempre disponibile a dare una mano. Ho finito, grazie per l'attenzione.